Siamo giunti a Matteo 11, leggendo i primi 19 versetti. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro?» Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza per me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re. E allora che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. La legge e tutti i profeti, infatti, hanno profetizzato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, intenda. Ma a chi paragonerò io questa generazione? E sei simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere». Questi argomenti li abbiamo già trattato nei video precedenti. Passiamo quindi alla lettura dei versetti 20-24. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo dico, Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se in Sodoma fossero venuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe. Eppure io vi dico: nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua». I miracoli sono vere e proprie manifestazioni magiche dell'essere umano. Avvengono sublimando le leggi di natura e proprio per questo espressioni di forze soprannaturali. Sono molto più potenti dei prodigi, i quali sottostanno alle leggi di natura. La magia è in ogni persona, perché è espressione della divinità. Avendo perso la nostra identità, abbiamo dimenticato quanto potere siamo e quanto ci spaventa. Versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero». Gesù indica la sua condizione per affrontare ogni situazione. Il giogo è l'autocontrollo che permette di mantenere la calma e il radicamento, per essere lucidi nella scelta delle azioni in totale libertà e la visione corretta degli eventi. Il giogo è l'unione di materia e spirito in un'unica entità, il ritorno alla casa del Padre. Attraverso l'autocontrollo l'anima procede nella corretta evoluzione.
Con l'unione si avanza nella leggerezza, perché le zavorre e l'inutile sono eliminati, e nella dolcezza, che è la realtà dell'armonia e della perfezione.